Sono il dottor Shah, il direttore sanitario dell'ospedale del Santo Spirito. Questo è un ospedale unico, con strutture ultramoderne, messe a disposizione di tutti, anche dei poveri delle baraccopoli. L'ospedale è uno dei migliori dei sobborghi di Mumbai e fornisce servizi sia gratuitamente, sia a pazienti privati. Ci troviamo al momento nella sala comandi della macchina per la radioterapia, utile per la cura di quasi tutti i tipi di tumore. Abbiamo un afflusso di circa 40-50 pazienti al giorno. L'ospedale è aperto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Non facciamo distinzioni in base al credo religioso o alle classi sociali. Ci occupiamo di tutti, siano essi ricchi o poveri. Non c'è alcuna differenza. Le malattie più comuni sono il diabete, la malaria, l'ipertensione, l'HIV, la tubercolosi e le malattie gastrointestinali. Quello a cui teniamo di più in questo ospedale è la dignità delle persone. Lavoriamo come una famiglia e non c'è un sistema di caste come in altri ospedali. Siamo gli studenti dell'Istituto del Santo Spirito per la formazione infermieristica. Siamo studenti dell'ultimo anno. Offriamo il nostro aiuto alla povera gente, sia nel presidio sanitario, sia portando le cure nella baraccopoli. Andiamo casa per casa, li incontriamo e parliamo con loro. Offriamo aiuto. Il nostro obiettivo finale è raggiungere l'eccellenza nel sistema sanitario, dando possibilità a tutti di curarsi, ad un costo contenuto e offrendo sempre più servizi.